Ciao a tutti e ben trovati. È domenica e sono appena partito 10 minuti fa dal rifugio Carlettini. Il giro di oggi è molto panoramico e molto bello, ho visto, e in sostanza sarà questo. Allora, rifugio Carlettini, salita abbastanza ripida almeno per ora. Poi laghi di due punti, Nassare, ho trovato più varianti, ecco. Poi da lì laghetti dell'inferno e quindi al Caldenave, che è un rifugio molto bello che non ho mai raggiunto, e da lì si ritorna alla macchina. Per ora è tutto e adesso si riparte a camminare. Paesaggio da qui davvero molto bello. Ecco, là dietro di là c'è Sasso Rosso e Sette Selle. Questa punta qua davanti è Cima delle Buse, Montalon, e vediamo se si vede meglio. Eccolo là, quella piramide in mezzo a questi due alberi è la Cima delle Stellune, che è davvero una figata da fare. Io però adesso riprendo la mia salita e continuo a camminare, anche perché sì, qui è un po' più dolce, ma prima sì, tirava per bene.
forse si vede, quello là sotto è il bivacco La Stay. Adesso vedo che c'è un po' di gente, penso che mi fermerò lì a fare la vera, aspetta che non devo cadere, la vera pausa pranzo, una roba di mezz'oretta giusto per mangiare qualcosa, e poi dovrei avere circa un'oretta per il Caldenave, e dal Caldenave al Carlettini non ho idea di quanto sia, ma comunque giù la discesa, quindi insomma, dovrebbe essere il pezzo peggiore di sicuro. La salita di prima è passata, adesso solamente paesaggio da godere, ecco. Un po' scoscesa, eccolo là, piccolino ma ci sta, bella vista. Ecco, questo è il bivacco La Stay, vediamo dentro, penso che sia very minimal, molto molto minimal. Vabbè, chiudiamo. No. Pausa fatta. Adesso giù di là e in teoria in 45 minuti dovrei essere a rifugio Caldenave. Questi anzi sono i laghetti dell'inferno, come sempre il lagorai ha dei nomi molto felici, gioiosi, che bello. Piccoli ma deliziosi. Ecco, là sopra si intravede il rifugio Caldenave. Visto che è aperto, vado anche a prendermi qualcosa di fresco da bere. Che bello. Eccolo là. Ce l'ho fatta, sono arrivato alla macchina e ovviamente mi sono preso anche 10 bei minuti, forse un po' bagnato, 10 bei minuti, dicevo, di pioggia, diciamo, rilassante. Adesso provo a vedere se ho qualche cambio e torno a casa. Quindi grazie a tutti per essere tornati al mio canale e ci vediamo la prossima volta. Ciao ciao.